settembre, ottobre, novembre, dicembre 2011. Una mostra importante all'impronta della vera arte che non ha confini e luoghi. Qui siamo nei luoghi dell'anima, perché il maestro adopera l'anima come specchio della sua vita, una vita vissuta fra giovani all'insegna dell'arte. Questo si vede il risultato a cui approda con questa mostra, che è un premio, il premio annuale della Pergola Arte, che dona ai talenti. E basta osservare qualche particolare quadro, come ha detto l'architetto, che riscopre un mondo che vola. L'uomo vola su prati, su mari, su fiori, e impone la sua presenza, una presenza viva, una presenza poetica, perché è un grande poeta il pittore, e si esprime in tal guisa. Perciò noi pensiamo di aver fatto una cosa gradita all'artista e una cosa gradita al mondo dell'arte, perché penso che Francesco entrerà a far parte del favoloso mondo della storia dell'arte. Perciò benvenuto Francesco. A parte l'emozione che ho, perché è stata una cosa molto... Per fortuna ho avuto il sostegno di Vincenzo, a quale devo molto, secondo me, per il senso che è arrivato a questo punto della mia vita artistica. E ringrazio poi la signora Lilli, che è la direttrice della Pergola Arte, per avermi dato questa possibilità, perché effettivamente, insomma, non vuole essere un punto d'arrivo, è sempre un punto di partenza, ma è un punto di partenza molto importante. Ringrazio tutti e soprattutto voglio ringraziare qualcuno che è venuto da molto lontano per vedere la mostra, e questo bisogna sentire altro. Un'ultima cosa, devo ringraziare anche mia moglie e mia figlia, che mi sono sempre da supporto per questa strada, così, che sembra facile, invece non lo è, anzi è molto impervia. Quindi grazie a tutti per essere venuti. È vero, in alcune delle opere più recenti l'uomo di paziente, non più mestamente prigioniero dello spazio pittorico, decide di nominarlo, e a volte si sforza addirittura di sollevarsi da terra per poter volare sul mondo, quasi ad affermare la sua supremazia, o forse più semplicemente solo per proteggerlo sotto le sue generose ali. Ma nell'attività di Franco Paziente, artista colto e sensibile, trova largo spazio anche la grafica, alla quale il maestro riesce a conferire ruoli di autentica autonomia espressiva. I suoi disegni non sono mai semplici schizzi di getto o sommari appunti da taccuino da dover poi approfondire in spazi più ampi, ma delle vere e proprie sintesi grafiche così completamente espressive da non lasciar desiderare nessun arricchimento di tipo pittorico. Le scaturiscono composizioni nitide, immediate e altamente poetiche. Così l'artista mai si sofferma in descrizioni di dettaglio che potrebbero diminuire la portata metafisica del suo gesto, e preferisce abbandonarsi invece a segni essenziali ed incisivi che tendono all'assoluto e attraverso i quali il pensiero si fa disegno e il disegno diventa poesia. Da istintivi ma sapienti segni di penna o di matita nascono impalpabili figure solitarie, e figure che si avvicinano tra loro fino a stringersi in amorevoli abbracci magnetici, rinunciando consapevolmente alla loro individualità per rigenerarsi l'una nell'altra. Del musicale divenire di un'unica linea flessuosa, che sembra quasi senza fine, nascono forme che si compenetrano in composizioni che a tratti annullano il contorno inteso come limite fisico fra una figura e l'altra, così da esprimere il bisogno dell'uomo di rapportarsi con l'altro in modo intimo e indissolubile. Ecco perché mi piace concludere questa presentazione rivolgendo l'invito a non limitarsi ad ammirare solo le stagnatele esposte in parete, fermamente convinto come sono che mette altrettanta attenzione anche un accurato sguardo alle numerose opere grafiche selezionate dall'artista e contenute nella preziosa cartella che è qui accanto.
Bravo Franco. Abbiamo ancora formazione di strumenti.